amici, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Vi sono mancata, sicuramente mi siete mancati anche voi, ma purtroppo la febbre e le placche hanno deciso di venire a far visita ad Anita Book perché mancavo anche alla febbre e alle placche, che sono di solito i malanni che prendo stagionalmente, sempre. E quindi in estate hanno pensato bene di alloggiare per un paio di giorni. Però ora mi sono ripresa perché ho seguito la dovuta terapia di antibiotici e quindi posso tornare alla carica, all'attacco. Infatti questa video recensione è doppia, cioè voglio commentarvi due romanzi che ho finito di recente, che sono oltretutto delle uscite recenti. Il primo si intitola Sei, un amore fuori dal tempo, ed è di Tamara Ireland Stone, pubblicato dalla Mondadori e inserito nella collana Crisalide. Il secondo si intitola Kill All Enemies di Melvin Burgess o Burgess, pubblicato sempre dalla Mondadori e inserito sempre nella collana Crisalide. Allora, sono due romanzi antitetici, nel senso completamente differenti, agli estremi opposti. Sono due romanzi che avrebbero potuto diventare o comunque presentarsi ai lettori come dei buoni, dei promettenti libri con delle buone e promettenti storie, ma che invece si sono rivelati un po' scadenti. Sono sincera, voglio essere schietta e onesta con voi. Ecco, è capitato già in passato di registrare video recensioni dove purtroppo mi lamentavo dei romanzi letti. In questo caso non è tanto una lamentela quanto un malcontento, perché le aspettative erano alte per entrambi i libri e sono state un po' tanto deluse. Però adesso vado a spiegarvi nel dettaglio. Partiamo da Stay di Tamara Ireland Stone. Sarò breve perché non voglio impiegarci molto. Scheda tecnica, prezzo 16 euro, pagine totali inclusi i ringraziamenti 333. Allora, questo libro, questo volume è il primo di una saga e essenzialmente narra le vicende di una ragazza che conosce un ragazzo che ha la possibilità di viaggiare nel tempo, di spostarsi attraverso diverse dimensioni e livelli spazio-temporali, soltanto che deve sottostare ad alcune regole fisse, ad alcune leggi ben precise, a una sorta di protocollo, e deve cercare il più possibile di non intervenire, quindi di non interferire nella vita delle persone che attraversano e che segnano i suoi viaggi temporali. In particolar modo questa ragazza di cui si innamorerà e che quindi si ritroverà sempre tra i piedi, che a causa proprio del potente e profondo sentimento che legherà i due, non riuscirà a non accontentare. In che senso? Nel senso che la protagonista gli chiederà di esaudire alcuni suoi desideri. Determinati desideri potranno essere realizzati, ma altri no, anche se il nostro viaggiatore nel tempo lo farà ugualmente, quindi trasgredirà questa regola ferrea. E cosa comporterà la sua decisione, la sua scelta? Beh, un mucchio di guai, come al solito. Quindi, ecco, come vedete, il riassunto della trama già è abbastanza scialbo, è un po' in sapore, e anche la narrazione lo risulta, perché è tutto piuttosto lineare, tutto piuttosto scorrevole e prevedibile. Il lettore non viene coinvolto in una miscela di azione, mistero, enigmi e poi colpi di scena, sviluppi interessanti. La narrazione, la vicenda segue un percorso fluido, un percorso che potremmo paragonare a una linea retta, quindi è un viaggio che ha un punto di partenza
e la cui destinazione purtroppo il lettore già intuisce all'inizio della lettura. La protagonista cos'ha di particolare, cos'ha di memorabile? Poco, perché manifesta un carattere molto simile ad altre protagoniste un po' stereotipate della letteratura dedicata ai ragazzi, quindi della letteratura young adult, un'indole un po' timida, un'indole alle volte goffa, però determinata a trovare una sua indipendenza, un posto nel mondo, a trovare anche una felicità sentimentale, sociale, in famiglia, interiore. E lui invece, il protagonista maschile, anche presenta gli stessi connotati di tutti i protagonisti maschili con poteri paranormali o comunque con poteri sovrumani dei romanzi che si leggono al giorno d'oggi. Quindi è chiuso, è introverso, è ermetico, misterioso, però affascinante sicuramente, con i suoi punti deboli, con i suoi pregi e i difetti, che quindi rincarano la dose di charme, la dose di sex appeal. È un ragazzo che forse l'autrice non ha puntato tanto alla sua bellezza esteriore, anche se le descrizioni abbondano riguardanti appunto l'estetica, ma quanto sulle sue peculiarità caratteriali, della sua personalità. Tuttavia non emerge nulla, non spicca nulla, e questo romanzo un po' si perde, questo romanzo si sfilaccia, cioè si fa leggere, è una lettura godibile, il lettore trascorre delle ore liete, però alla fine quasi un po' si pente, quasi un po' si dispiace di non aver letto un romanzo, una storia un po' più coinvolgente, un po' più trascinante. Ecco, quindi sicuramente con mio rammarico non seguirò le vicende dei protagonisti nei prossimi volumi. Se ve lo consiglio o meno, il mio giudizio personale, la mia risposta è no, non ve lo consiglio, perché indubbiamente ci sono libri e letture più stimolanti. Però se avete voglia di tentare, e poi si tratta sempre, sottolineo, ci tengo, di pareri personali, soggettivi, se avete voglia di tentare, di provare, per poi esprimere un vostro giudizio, allora fatelo. Passiamo invece a Kill All Enemies. Allora, questo romanzo è sicuramente un po' sui generis, è un po' fuori dal comune, e secondo me era questo il tentativo dell'autore, cioè l'intenzione di rappresentare una sorta di pecora nera, di romanzo pecora nera, sempre nell'ambito, nel panorama della letteratura sì per ragazzi, però di quella fascia della letteratura per ragazzi incentrata su storie che argomentano su temi attualissimi e delicati della società adolescenziale. Quindi questo romanzo, ecco, si dedica e tratta questi temi, queste tematiche, che sono tematiche forti, sono tematiche legate ai conflitti tra i giovani di oggi, ai conflitti che nascono anche per una sciocchezza, a volte per una frivolezza, e poi vanno a finire nella violenza, nell'offesa, nell'accusa, nella cattiveria. Allora, Kill All Enemies intreccia storie di più ragazzi, intreccia storie di tanti adolescenti che poi alla fine hanno un motivo in comune, condividono l'idea della battaglia, della lotta, della vita come sopravvivenza, della vita per superare gli ostacoli della scuola, della famiglia, ostacoli gravi, ragazzi, ostacoli pesanti, di quelli che proprio schiacciano il cuore, che lo comprimono, che lo soffocano, perché troviamo in questo romanzo il ragazzo che vive con la mamma e il patrigno e il fratellastro, e questo patrigno è violento, questo patrigno usa la cinghia per punire, ed è una persona brutale. Dalla quindi c'è il ragazzo sottomesso, che però a scuola cerca di farsi amica la bulletta,
quella più temuta, la ragazza più temuta che non sa non fare a botte, quando qualcosa non le va genio, quando c'è qualcuno che le si mette contro. E poi troviamo il ragazzo che invece è tutto educato, proviene da una famiglia onestissima e distinta, che non ama la scuola, che considera la scuola una perdita di tempo, quindi un'invenzione assolutamente disastrosa per il cervello, per l'intelletto umano. Troviamo poi Billy, che diciamo che è la protagonista, che fa un po' da filo conduttore, e poi troviamo Hannah che si occupa di questi ragazzi, che si occupa di questi casi particolari di adolescenti un po' complicati, di adolescenti che non riescono a dire quello che vorrebbero dire, che non riescono a sfogare la rabbia che hanno dentro. Poi troviamo anche questi genitori che sono tormentati perché si sentono incapaci, si sentono afflitti dalla frustrazione, dalla loro inettitudine, perché insomma si reputano dei genitori falliti in quanto non riescono a dare una scossa, non riescono a capire i problemi che turbano i propri figli. Poi troviamo il punto di congiunzione tra questi ragazzi che permette loro di unirsi, quindi di formare una sorta di fratellanza, di cerchia, ecco, solidale, per arrivare a un punto di svolta, per arrivare a un cambiamento, a una rivoluzione interiore. È un libro che si è presentato così, mostra parecchi punti di forza, mostra parecchi pregi, però in realtà il modo in cui viene trattato, non lo so, perché in alcuni momenti è davvero d'impatto, è davvero crudo e crudele nel modo in cui descrive, nel modo in cui ci illustra le situazioni, i contesti familiari, sociali e anche ideologici, intimi di questi ragazzi. Dall'altra parte però a volte poi rasenta il superficiale, rasenta quasi come dire, la banalità, come se alcune tematiche poi da serie diventassero un po' rattoppate, anzi per l'autore stesso ad un certo punto è stato difficile gestire questi personaggi che sono diventati incontrollabili. È un libro che voleva lanciare e trasmettere un messaggio forte, però sinceramente io ho preferito altri libri che hanno sfruttato un'idea simile, anche se sfruttare è un brutto termine, hanno sfruttato un'idea simile per lasciare un segno. Non per lo stile, perché Melvin Burgess scrive molto bene, è uno stile sapiente, è uno stile che si adegua al linguaggio giovanile, ma che allo stesso tempo ostenta una certa maturità non troppo finta, ecco, non troppo artefatta, una maturità consapevole e intelligente. Però è proprio il contenuto che mi ha lasciato un po' perplessa, che mi ha portato a riflettere su quanto sia stato bravo l'autore a combinare le vite di questi personaggi, ma proprio a controllarne, sì, perché così a regolarne le personalità, le varie personalità. Li sono un po' sfuggiti di mano quasi, quindi sono dei romanzi che, oddio, sono già arrivata a 16 minuti, io parlo lo stesso, non c'è niente da fare, non riesco mai ad entrare, quando vado a ruota libera, a briglia sciolta, non riesco mai a restare nei 5-6 minuti, che sarebbero l'ideale per una migliore recensione. Però ringrazio comunque la Mondadori per tantissimo, per avermi mandato le copie dei due testi, dei due libri, e quindi per avermi dato la possibilità di leggerli, perché è sempre importante, ribadisco, avere una propria posizione e quindi formulare un proprio pensiero. Ok amici, la mia video recensione termina qui, spero che vi abbia interessati, spero che vi sia piaciuta. Io torno prestissimo perché ho da registrare My Bookshelf Tour, la seconda puntata, che riguarderà non due scaffali ma ben tre scaffali, e sì, almeno recuperiamo un po' di tempo. E poi state connessi, perché a giugno io sto preparando una sorpresa per voi, che spero possiate gradire. Sono davvero emozionatissima perché sto radunando tutte le mie forze, e non solo le mie ma anche quelle di altri collaboratori, di cui poi scoprirete i nomi, per dare vita a un progetto che partirà a giugno e che
ho tanto a cuore perché riguarda il mio sogno. Fate come sempre tante buone letture, ci vediamo presto. Un bacio dalla vostra Anita Book in fase di guarigione. Ciao ciao amici, ciao ciao!